Ciao ragazzi, io sono Antold e benvenuti alle nuove patches 4.22. Sono invernali, io sono ancora malaticcio, come si può vedere, ho la mia copertina mucosa che non si vedeva da due season nei miei video e nelle mie live, quindi back to copertina mucosa. Va bene. Via direttamente, 4.22, come vediamo, ci sono delle skin a tema gelo come Agni e Scilla. Subito, nuove skin per l'Odissea, abbiamo la Kunoichi di Serket, la Druidstone di Geb e Onimusha Hakiman. Ad aggiungersi a questo abbiamo le Mastery Skin di Serket, che finalmente non sono più blocchi di materiale gommoso, praticamente Ice Mage Agni e Snow Day Scilla. Allora, Agni io l'avevo teorizzato circa la beta, una skin del genere, e non vedevo l'ora uscisse, sinceramente. Aggiunta una nuova modalità alla Shadow Over Ercopolis, ovvero la modalità Nightmare. Nuove quest e archivement, completando le 7 Egyptian quest dell'Odyssey, riceveremo ovviamente l'Egyptian Conqueror Archivement e il loading screen, che insomma ha tema egizio. Nuove emote, ovvero le dance, Avatar, Cutesy Snowman, Winter Holiday come music team, Curse of Discord e un nuovo achievement per Discordia, tutto qui, insieme a Sprinting Strife. Item Balance, pronti? Vai! Warrior's Bane e Titan's Bane, ridotte praticamente le percentuali di penetration e aumentato il costo. Partiamo da un 22 al 15% da parte del Warriors e dal 33 al 30% per il Titan's Bane, oltre ad aver aumentato il costo da 2150 a 2300. Kusari Spellbound, diminuite le protection, stessa cosa per la Shogun. Voidstone, stessa cosa, diminuite le protection. Tiny Trinket, Tiny Trinket semplicemente è il primo rank del Bancroft ed è stato aumentato il Magical Power. Questo perché per dare un clean migliore, un early migliore a tutti i mage che magari vorrebbero iniziare con uno starter più il Tiny Trinket. Ci sta. Lost Artifact hanno abbassato il costo, ma hanno potenziato i danni dal 15 a 20 anche lui. Quindi noi potremo partire con uno starter più il Lost Artifact e ben 3 pozze. A questo il Soul Trap viene abbassato di costo. E il Doom Orb, ragazzi, il Doom Orb prende un buff. Ragazzi, prende un buff il Doom Orb. Ovvero da 60 di power di base, da 10 MP5 di base, e gli stack però sono diminuiti da 50 a 40. Cosa vuol dire? Che il Doom Orb di base è stato buffato sotto un certo punto di vista, ma nerfato sotto un altro punto di vista. Ovvero, a conti fatti di power non ti cambia niente, però è pur vero che appena buildato tu hai 60 di power che va solo ad aumentare, mentre prima insomma poteva scendere a 40, quindi ritrovarsi con un oggetto mediocre se si moriva troppe volte. Certo, ovviamente chi si andava a buildare il Doom Orb era sicuro di non morire o di avere un lead early talmente enorme da poterselo permettere, però ci sta. Ci sta, adesso secondo me potrebbe essere rigiocato, perché in early, ragazzi, davvero, per quello che costa, ovvero 2050 monete se non erro, da tanto, da tanto tanto. Soul Eater ha aumentato il power, ridotto l'Evolved Power Bonus e diminuito il costo. Il Soul Eater continua a essere un oggetto di merda, tradotto, non c'è niente di più. God Balance. Non sono andato in ordine alfabetico stavolta, non si è capito perché, tant'è che tutti nelle patch quando hanno detto Ferrir come prima abbiamo fatto oddio e gli altri. Vabbè. Ferrir. La passiva non affligge più il Sitting Howl, ovvero la 2, ovvero il suo buff, il suo steroid. Il Brutalize adesso dà protection quando viene castato, ovvero durante l'esecuzione del Brutalize tu hai protection. Così, semplicemente, è un kit da warrior tradotto. Inoltre, prende 5 più 1 per ogni livello. Questo vuol dire che al livello massimo lui ha 25 di difesa in più durante il Brutalize, che non è male. Sin Howl, visto che comunque non consuma più le rune, e hanno aumentato il Physical Power Buff dal 70 a 80, in early però ragazzi verremo da 10 a 20, cioè, insomma, 10 di tutte le unità in early si sente parecchio. E lifesteal dal 30% al 35%. Ragnarok
hanno aumentato finalmente il cazzo di range del suo morso e finalmente si ha un cono di azione dove si capisce quando tu vai a mordere che cazzo colpisci. Ragazzi, ho visto milioni, miliardi di Ferrir ultare, iniziare a mordere l'aria a caso cercando di catturare un nemico che non riusciva a prendere. Adesso almeno, ragazzi, si capisce. Artio. Artio, ragazzi, finalmente subisce un cazzo di nerf che è più che dovuto, anche se non come volevo io. Ma gli hanno diminuito le cure e ci sta, da 60 a 40, da 140 a 120, quindi 20 unità di ogni rank. E anche lo scaling è stato diminuito da 25 a 20%, quindi anche i danni sono stati nerfati. Stessa cosa il life tap, adesso praticamente scala di meno, insomma, da 10% a 5% tick. L'unica cosa, ragazzi, che di Artio per me andrebbe nerfata, oltre eventualmente la durata della 2 in forma druido, quindi che non ti consente di scappare a causa del ruta zona, è il dash. Ragazzi, il dash, non puoi avere un dash così lungo e che non può essere fermato in alcuna maniera, perché il dash di Agni, ad esempio, funziona più o meno allo stesso modo, ma cioè è molto più corto. La distanza è quella che può percorrere Scilla praticamente, se non di più, quindi anzi tot se non di più, quindi boh, un po' così ancora sto dash, secondo me da sistemare è l'unica cosa. Ciuciulain finalmente riceve un nerf, non come volevamo noi, ma ci avviciniamo. Berserker, ovvero quando lui si va a trasformare, adesso riceve molto meno shield, ragazzi, molto meno shield. Parliamo di 4x20, era 80, quindi abbiamo 80 HP in meno, 90 HP in meno, ragazzi, in totale, che non è tantissimo, però è comunque un nerf e in early game si sente sta roba, raga. In early game sto 14 iniziale di meno si sente tanto tanto. Vabbè. Ventanger adesso è stato ridotto il move speed buff che avevi, perché giustamente non puoi fare soltanto danni a zona, no? Che fai? Non ti buffi anche lo speed, perché non era così, cioè non era così bello. Vabbè, l'hanno levato. Io lo leverei proprio perché se fai danno ad area, cioè hai una mystical melee inclusa, non devi rompere i coglioni, non devi avere pure un buff sopra lo speed, non c'ha senso, però vabbè. Ymir is getting here e prende un bel buff sullo Shard of Light. Adesso si applica ben due volte, uno quando prende attiva la skill e uno quando esplode la skill. Ovviamente si parla dell'ultimate per chi non conoscesse la Shard of Ice. Che dire, questo Ymir buff è un pochino così, perché sto Frostbite è un pochino così, però è carino, ci può stare. Che cosa vogliamo aggiungere in questa patch? In questa patch, insomma, abbiamo questo nuovo passaggio per appunto la parte egizia, dove vedremo Gab e Kunoichi Circuit. Ma la cosa che più ci interessa, almeno a me che più interessa, è questo Ice Mage Agni, che non vedo l'ora di shoppare, perché sinceramente, ragazzi, si avvicina al Cyber Monday e Black Friday, sicuramente ci saranno sconti sulle gemme, approfittatene per completare l'Odyssey, comprarvi questo cazzo di pack da 3500 o 8000 gemme, addirittura se non di più, perché spesso fanno sconto più tot gemme, se non sbaglio erano 13000 gemme a 60 euro l'anno scorso, una cosa del genere, e insomma non era affatto male. Bene, ragazzi, io sono Antold, spero che queste mini patch notes, perché ultimamente sono diventate mini e io malaticcio come non mai, infatti per quello non sto più giocando, principalmente non sto più facendo un cazzo, e io malaticcio come non mai, vi saluto e ci vediamo alle prossime patch notes. Ciao, ragazzi.